tutto parte da qui, da Villaciambra, che è un paese in provincia di Palermo, dove da anni l'oratorio Don Bruno di Bella della parrocchia Maria Santissima del Rosario porta avanti un'iniziativa sostenibile, che è quella della raccolta dei tappi di plastica, a cui partecipano tutte le famiglie. Lo stesso avviene in un'altra parrocchia della città di Palermo, che si chiama Santa Lucia. Questi tappi, raccolti, dicevamo, dalle famiglie, vengono poi stoccati in questo punto, che è stato messo a disposizione gratuitamente. Vengono riempite queste grandi big bags da circa 170 kg. Tutto poi viene trasportato in un'azienda palermitana che ricicla i tappi, li acquista, e da questo acquisto vengono finanziate delle borse di studio per i giovani del South Sudan, in particolare dei villaggi vicino Juba, che senza questo sostegno non potrebbero studiare, perché in quel paese, nonostante un'indipendenza proclamata nel 2011, continua a sussistere la guerra civile. Arrivare a Juba non è stato semplice, la Farnesina ce l'ha sconsigliato fino all'ultimo momento, ma per noi era troppo importante andare a raccontare questa parte di storia. Arrivati lì, chiaramente abbiamo trovato una situazione drammatica. Anche raggiungere la scuola a Kit, in questo villaggio, la Bro Augusto Memorial College, per noi è stato estremamente complicato per le condizioni assurde delle strade da percorrere. Abbiamo conosciuto in questo modo, arrivati lì, i 15 ragazzi che possono studiare grazie alle borse di studio finanziate con la raccolta dei tappi di plastica. Questi ragazzi sapevano veramente poco del perché fossero lì, del come fossero arrivati. Sapevano solo che un giorno padre Mario Pellegrino li ha presi dai villaggi e li ha portati in questa scuola. Hanno appreso da noi che è stato grazie all'aiuto di alcune famiglie che a 5.000 km di distanza sentono e hanno sentito di voler sposare questo progetto così importante. E così si sono emozionati al nostro racconto. Ricordo i loro visi, i loro sguardi, la felicità doppia, sia perché si sentono fortunati ad avere questa possibilità, ma maggiormente felici sapendo che è grazie all'aiuto di altre persone così lontane. La Laudato Si pervade il progetto Open Cares. Papa Francesco dice tutto è connesso. In realtà questo è quello che noi abbiamo fatto, mostrare questa connessione. Ognuno è chiamato a fare la propria parte e a portare avanti la sua missione, piccola o grande che sia. E se tutti insieme, come dice Papa Francesco, vogliamo salvare questa nostra casa comune, dobbiamo sbracciarci e affidarci alla solidarietà, affidarci agli altri, fidarci degli altri e quindi comunque mettere in moto un meccanismo di amore che può solo fare del bene a tutti.